Io sono qui oggi come figlia di Vincenzo Capelli, decorato di medaglia d'oro al valor militare, che è stato cieco di guerra e presidente dell'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra regionale della Lombardia, oltre che capogruppo dei ciechi di guerra di Lombardia. Questo monumento è un monumento molto importante perché ha una duplice funzione, quella di un perenne ricordo a queste persone che sono tornate dalla guerra irrimediabilmente ferite nello spirito oltre che nel corpo, e un'altra funzione che è quella di monito alle future generazioni, ai giovani, perché mai più con le guerre debba essere costruito il loro futuro, ma con una pace stabile e generalizzata, che è un valore indispensabile per il pieno sviluppo e la libera espressione della dignità di ogni essere umano. Questo segno che noi abbiamo scoperto e che rimane a memoria di tante persone che hanno compiuto gesti di generosità, di dedizione, quindi anche in un momento difficile fioriscono questi gesti belli, però nello stesso tempo la volontà del nostro Dio è che noi viviamo in pace, che sappiamo parlarci, collaborare, confrontarci, guardarci senza usare le armi. Abbiamo realizzato quest'opera per il centenario della fondazione dell'Associazione Mutilati Invalidi di Guerra, avvenuta a Milano il 29 aprile 1917. Quest'anno quindi abbiamo realizzato non solo il libro con la storia dell'associazione, in generale e in particolare l'Associazione Mutilati di Mantova, e quindi abbiamo fatto la ricerca dei nostri soci storici medagliati, sono 12, e abbiamo completato il libretto con la storia di questi 12 medagliati con il liceo artistico, grazie alla partecipazione in alternanza scuola-lavoro con il liceo artistico. Il liceo artistico ha contribuito anche al concorso della nuova medaglia del centenario, e qui è presente anche il Pitentino perché ha contribuito al concorso del Pietra della Memoria di quest'anno, arrivando primi in tutta la Lombardia.